Bene, una buona sera a tutti, una buona sera al professor Lorenzo Emmi, una buona sera al dottor Paolo Frassetti, a tutti voi collegati con, come dire, questo pre-evento per avvicinarsi al terzo congresso italiano di psicoterapia psicoanalitica interpersonale e umanistica, Covid-19 e psicoterapia, l'inconscio virale e lo scacco dell'analisi. 12-13 novembre, poi alla fine. Alessandro Campidoni dirà e anche scriverà qual è il percorso appunto per potersi collegare con questo congresso. Una buona sera a tutti dalla scuola di psicoterapia Erich Fromm. Vi porto i saluti della dottoressa Irene Battaglini, la nostra direttrice, che non può essere presente, si scusa per impegni di lavoro anche inerenti al congresso e anche ad altre cose, ovviamente. A questo punto io sono Giuseppe Rombola Corsini, sono il vice direttore. I saluti li faccio a tutti comunque, voi presenti, a chi ci ascolterà in altri momenti e a tutti coloro che si stanno adoperando, compreso il Polo Psicodinamiche, appunto per il congresso. Ok, iniziamo. Inizio a dire qualcosa, poi parleremo con l'immunologo clinico e il medico di medicina generale. Ora, in questa situazione, gli interventi, appunto, interventi, sono stati tanti di diverse persone, non solo medici, scienziati, e questi interventi si sono mostrati, come dire, non sempre in sintonia. La comunicazione ha avuto qualche difetto e ci siamo trovati davanti ad un'abbondanza, infodemia, un'abbondanza cioè di informazioni, alcune accurate e altre meno. Il Covid ha invaso i teleschermi e una comunicazione non essenziale ha contribuito a tensione e scetticismo scientifico, che non ha certo aiutato una integrazione anche fra le opinioni, fra la scienza, fra la metodologia della scienza. Quindi alcune riflessioni pre-congressuali, no? Perché le riflessioni ci aiutano a comprendere anche un po' meglio un cambiamento. Del resto, la mancanza della riflessione di fatto, come dire, finisce per cadere nel lamentarsi. Dunque, non è certo facile parlare di scienza, ma non è pure facile, non è neppure facile farlo parlando di opinione, dato che, per citare Schopenhauer, ma in tanti, quasi la metà, a proposito di opinioni, no? Quasi la metà di tutte le nostre angosce derivano dalla nostra preoccupazione per le opinioni altrui, diceva il filosofo e non solo lui. E aggiungo, opinione o giudizio? Ora, chi esprime un'opinione sta dicendo un pensiero su qualcosa che è frutto di un pensiero. Bene, ma capita che si generi però confusione tra opinione e giudizio. Infatti, chi esprime un giudizio sta giudicando e di solito fa difficoltà ad approvare, la possibilità di un punto di vista diverso dal suo. In questo caso non è facile comunicare, anche perché si esprime un po' così. Sono aperto a riconoscere l'errore, ma semplicemente non sto sbagliando. Insomma, in due parole, a volte chi giudica vede in qualche modo il giudizio come sinonimo di opinione, ma non è proprio così. In un certo senso l'opinione parla e il giudizio grida. Perseguendo dunque la strada di un dialogo, opinione e scienza, scienza e opinione, differenza e dialogo, perseguendo dunque la strada di un dialogo, l'opinione, il pensiero, già appunto il pensiero, è un punto di forza della nostra specie, è una capacità, ha permesso di costruire civiltà, opere d'arte, scoprire. E questo, se da un lato è mosso da una logica specifica, siamo anche influenzati dall'inconscio. Freud, Jung, Fromm ci ricordano quello personale, quello collettivo, quello sociale, insomma, dinamiche che influenzano le percezioni. E oggi sempre più siamo invasi da tantissime informazioni e la ricerca di punti di riferimento diventa anche, di fronte alla incertezza che appunto provoca la tensione, una maniera, direi, un tentativo di proteggersi, come dirò anche più avanti. Ora, doxa, che è anche un famoso istituto per i sondaggi, è un termine greco, opinione, ne parlavo con il nostro docente Andrea Gargano. I primi significati si hanno da Parmenide, Platone,
e naturalmente Aristotele, vuoi che non ci sia. Ora, si contrappone, doxa, opinione, a episteme, cioè la conoscenza scientifica. Infatti, come dire, la doxa, opinione, si oppone a logos e Parmenide parla proprio di una molteplicità della doxa, cosa vuol dire? Diverse opinioni. Ma questo naturalmente non vuol dire che c'è una verità che è valida per tutti, però nella conoscenza c'è un compito etico che ha l'episteme, la conoscenza scientifica. E quindi Platone ci ricorda che l'opinione non va del tutto gettata, perché è un grado di accertamento, è un grado di accertamento della verità possibile. E Aristotele ci mette tre distinzioni: accettazione di verità contingente, intelletto, cioè attraverso l'intelletto noi conosciamo una visione delle cose, scienza, dove cioè la verifica, ecco, di ciò che l'intelletto vede. Però andiamo avanti. Ora, esprimere un'opinione è certo anche un atto di coraggio, ben venga, o un modo per contraddire. E poi si sa, i gruppi umani si comportano in modo anche da cercare l'identificazione attraverso il consenso. Vedi la cosiddetta opinione condivisa, no? Ma allora la domanda è, in avvicinamento poi a ciò che dirà il professor Emmi, la domanda è: perché alcune opinioni possono far pensare ad un giallo? Può forse essere un desiderio per dare un senso a quello che non riusciamo a sapere? Siamo di fronte, siamo dentro a un intrigo e del resto ciò genera emozioni, emozioni contrastanti, opinioni. E un evento, ovviamente di una certa portata, cattura la mente e può divenire una lente tramite la quale si vedono i fatti. E allora alcuni con questa lente guardano, sollevano quei veli che nascondono una possibile verità. E si comportano anche di conseguenza. Quindi la scienza, si dice, non è un'opinione, ma è pur vero che siccome l'uomo ha opinioni, allora è anche lo scienziato. Ma qui abbiamo però un punto importante, cioè la libertà di espressione ha dei limiti. Possiamo negare l'Olocausto? Mantenendo quindi un buon esame di realtà, vediamo il tema tra opinione e scienza, scienza e opinione, dove le persone che guardano alla scienza, per, come dire, per una certa opinione, non vedono la complessa realtà dei fatti. Ora, la storia dimostra comunque che le cospirazioni esistono, ci sono, come esiste pure la tendenza della mente a cercarlo, il complotto, la cospirazione, dentro e fuori dalla e della scienza. Infatti, e lo sottolineo, ne sto parlando come operazione mentale di questo argomento, come categoria del pensiero, con un occhio psicologico. Ancora prima del coronavirus, prima del 19, eravamo già in quella che da molti è stata definita l'era dell'ansia, TG, quotidiani, notizie sui cellulari, computer, disponibili anche mentre potremmo gustare un panorama a questo del cibo. Quindi nella mente passano notizie, anzi, non passano, restano. A volte, indigestione di comunicati ansiogeni e le conseguenze non tardano ad arrivare. Così, nell'andare delle giornate, si va ad alimentare una sensazione sempre più di un mondo complesso, maligno, perverso, del nemico, della minaccia. E si sa, la minaccia e provoca l'ansia. La voglia di appartenere a un gruppo, quindi, per combattere un nemico. Ma di questo dirò a novembre, quando parlerò in maniera più specifica di dinamiche di gruppo. Pensare ad esempio a trame occulte può per alcuni dare una specie di controllo e per altri, gli altri, la ricerca della sicurezza è guardare alla scienza. Ma in pratica vi è una domanda, la voglia di capire un puzzle di eventi, dell'evento, di fare dei collegamenti di fronte ad una frammentazione. Perché? Perché avere una visione, come dire, è essere meno al buio e dunque, bene o male, una visione è la più accettabile. Qui abbiamo chi cerca spiegazioni semplici e altri che cercano spiegazioni più complesse. Certo è che la comunicazione è apparsa ingovernabile. Le notizie angoscianti non sono mancate.
e dalla paura, insomma, del virus, si è passati la paura di ammalarsi, contagiare, quindi l'angoscia, ma non voglio negare il problema, anzi, e penso a chi ha affrontato uno o più lutti. Ma vedete, alcune affermazioni forse hanno avuto terreno fertile con deduzioni, opinioni, spengendo forse in alcuni un po' la mente di fronte all'angoscia, oppure in altri l'ha accesa, come si spegne quella di un bambino con una favola di fronte alla paura del buio prima di dormire, o come la si spegne, fra virgolette, accendendola per la rassicurante presenza del genitore. Insomma, abbiamo da un lato o dall'altro dovuto cercare un modo per difendersi dai bombardamenti, malati, deceduti, certo, c'è bisogno di ristabilire una realtà. Perché la perdita è la insostenibile. E da una parte e dall'altra si cercano, si mostrano le prove possibili, si danno i numeri. Il rischio è che certe posizioni per alcuni finiscono per essere simili, come dire, a una fede che lotta per un mondo migliore. Va poi anche detto che da una parte e dall'altra ci sono persone che alla causa dedicano la loro esistenza. Qui però dobbiamo prestare attenzione a scellerati autodidatti, magari compulsivi. Io ho detto scellerati, non ho nulla contro gli autodidatti, ce ne sono di famosi nella storia. Siamo di fronte a spaccature, di fronte alle misure. Ogni misura pone dei cambiamenti sul piano psicologico. La richiesta di aderirvi provoca quella che noi conosciamo come reattanza, cioè una reazione, una resistenza a non seguire gli ordini che in qualche modo controllano la nostra vita. Quindi una reazione in due parole, ma ne parlerò sempre meglio a novembre. La persona tende così a reclamare, lo dico brevemente, la libertà percepita come persa. Una risposta anche emotiva di fronte ad una pressione, all'accettare un dovere che può in alcuni provocare una resistenza che va a rafforzare un punto di vista diverso o opposto. Una specie di modalità, in fondo, per una riconquista della libertà. Insomma, si cerca di ristabilire un principio di indipendenza. Ora, da un lato, si sa che la scienza non è infallibile, comporta il predominio dei fatti sull'opinione, il dibattito e certo nemmeno il rapporto fra scienza e società, ma di questo parlerà il professor Emmi. Allora, motivi ce ne sono per essere disorientati. Una certa sfiducia nella scienza può alimentare opinioni, intrigo, intrighi. Del resto, la loro penetrazione è anche agevolata dall'uso della rete e inoltre gli intrighi, le varie teorie sono anche un genere letterario di successo. Insomma, hanno uno stile narrativo e hanno una funzione, quella di dare un senso agli eventi, andando, come dire, oltre. Ci parlano di connessioni, coincidenze. In alcuni casi l'intrigo mostra una versione dei fatti, a volte addirittura meno distruttiva, o comunque, come dire, mostra un caso che negli anni e si può sempre riaprire con nuovi elementi. Una riflessione da fare è quando ogni cosa detta, adesso contraria, finisce per essere una prova in più per la sua esistenza. In conclusione, ripeto, come categoria di pensiero, l'intrigo può attrarre per il fatto che ci può essere in qualche modo un desiderio dettato dal poter conoscere segreti. Insomma, ha il suo perché. La rete ne è piena. La possibilità di accedere a persone con idee vicine poi va a rafforzare alcuni pensieri, fa sentire un'appartenenza e in alcuni casi verso un nemico comune. La pandemia ha messo sotto i riflettori la scienza e la crisi sanitaria ha sollecitato le opinioni. Opinioni della comunità scientifica, opinione pubblica, opinione politica. Insomma, sono del parere che la strada del dialogo possa davvero essere d'aiuto e che non si va da molte parti se invece si sta su irridere e insultare. Di fatto, le opinioni, come ci dirà sia il professor Emmi che il collega Paolo Frassetti, le opinioni sono utili, vero, per la scienza. Il punto è che, siccome vanno dimostrate, è qui che si può cadere su scontri e perbacco insulti. E qui, tra poco, appunto, passo la parola, la scienza arriva quando le opinioni sono validate. Attenzione, come ci dirà adesso il dottor Emmi, a paragonare modelli scientifici che hanno alla loro base secoli di studi e di esperimenti con il sentito dire.
Cerchiamo un dialogo visibile, pazienti e attenti a chi lo baratta con il bisogno di visibilità, confondendo ed inasprendo quel sì o quel no, dividendolo fra la sudditanza e la libertà. Assistiamo sempre di più a situazioni in cui, per dirla in breve, si perde la pazienza. Infatti si dice a un limite. E infatti occorre molta pazienza per impararla. Occorre molta pazienza per imparare la pazienza. Pazienza, poi, che non è proprio una sottomissione, pensiamoci bene, una maniera, un modo, una forma di azione. E così concludo con, citato Schopenhauer, concludo con Henri de Vitureau a proposito di quello che ho detto adesso. Di fronte all'opinione, l'apprezzamento, lui dice, più grande che mi è stato fatto fu quando una persona mi chiese cosa ne pensassi ed attese la mia risposta. Grazie, passo adesso la parola all'immunologo clinico, del quale ricordo alcune sue interviste sui quotidiani, come quello relativo agli anticorpi e la memoria immunitaria, la differenza tra scienza e opinione, ed ancora quello sulla microbiotica e gli studi tra cervello e microbiota. La parola a voi e grazie. Grazie, grazie Giuseppe per questa introduzione e anche per avermi invitato questa sera. Io direi di, se possibile, avere subito la prima diapositiva. Allora, guardiamo se riesco a spostare. Ecco, dovrebbe essere. Beh, dunque, allora sì, anch'io mi soffermerò su questo tema fondamentale che è differenza tra opinione e scienza. Allora, in realtà io ho un'agenda abbastanza, diciamo, ricca, come vedete, stadio del pensiero umano, cos'è un'opinione, cos'è scienza, concetto di comunità scientifica, concetto di probabilità e di dubbio, controinformazione, libertà, responsabilità, cosa fare. Non vi preoccupate perché, diciamo, cercherò di soffermarmi molto brevemente su ciascuno di questi punti. Quello però che mi preme subito dire, prima anche di cominciare a affrontare un pochino questi punti, è che diciamo, il problema centrale che io ravvedo e che già il dottor Rombolà ha menzionato è questa lacerazione, questo strappo che è avvenuto tra scienza e cittadinanza, tra scienza e pubblico. E quindi noi abbiamo pensato questa sera di fare appunto una serata, una chiacchierata più su che cosa è la scienza rispetto a parlare ancora di vaccini, come sono fatti i vaccini, a cosa servono, qual è la risposta immunitaria, la terza dose, tutti problemi molto importanti, ma sono il dettaglio che invece vede a monte un problema molto più grosso, che è capire la scienza, cioè sapere che cos'è. Qual è la differenza tra scienza e opinione? E cominciamo con il primo punto. Allora, il primo punto sembra un punto un po' lontano, diciamo, rispetto a quello che vogliamo dire, però ricordo, se ce ne fosse bisogno, quali sono gli stadi del pensiero umano. Perché? Perché noi siamo questo che vedete, cioè da una parte c'è un pensiero mitico naturalista. Homo sapiens è andato molto avanti per tantissimo tempo con questo tipo di pensiero e poi è cominciato dal 600 in poi, e prima con la filosofia, dai greci, il pensiero critico-scientifico. Ma il pensiero mitico è importante? Sì, il pensiero mitico è importante perché mitologia vuol dire fare favola, fare narrazione. Creare, come dire, una sorta di causa. E allora i greci come se la cavavano? Perché il nostro problema è sempre trovare una causa a qualche cosa, una causa che provochi un effetto. I greci se la cavavano abbastanza bene, ma era una maniera già intelligente rispetto al nulla, in qualche maniera. Dicevano che c'erano degli dèi, no? C'erano degli dèi che in qualche maniera creavano qualche cosa. E allora se c'era una tempesta era Poseidone che si era arrabbiato perché qualcuno gli aveva fatto del male.
Questo è un pensiero mitico, un pensiero naturalista, un pensiero che ha dominato per molto tempo, finché qualcuno si è fatto una domanda, ha cominciato a riflettere, dice, ma questo sarà davvero così? Nel momento in cui qualcuno ha cominciato a riflettere e a porsi delle domande, a quel punto è nata la filosofia, quindi il pensiero critico. Successivamente nel 600, come tutti sanno, con Galileo Galilei che nasce il pensiero scientifico, cioè la metodologia, ovvero il modo con cui approcciare la natura, con cui diciamo leggere il grande libro della natura. Ma ritorniamo un attimo, come già ci ha detto Rombolà, su che cos'è un'opinione, sulla definizione dell'opinione. Vedete, questo è tratto dal nuovo dizionario di psicologia di Umberto Galimberti e ci dice conoscenza o credenza che non include alcuna garanzia di verità. Questo è un punto fondamentale. E come ci ricordava Rombolà, vedete che da Parmenide a Husserl ci si è sempre premurati di distinguere la doxa, l'opinione, la doxa, dall'episteme. Questo ce l'ha già detto Giuseppe. Una cosa è la doxa, una cosa è l'episteme, assumendo come discriminante il criterio di validazione. Quindi la doxa è qualcosa di non validato, l'episteme è qualcosa di validato in filosofia attraverso un meccanismo logico molto stringente, in scienza attraverso la sperimentazione. Ma cos'è un'opinione in realtà? Un'opinione è un pensiero soggettivo, derivante da quello che ci hanno insegnato i nostri genitori, dalle chiacchiere che facciamo con i nostri amici, con i nostri compagni di lavoro, da quello che leggiamo, da quello che andiamo a vedere sui social network e in particolare poi alla fine di tutto dal nostro milieu culturale e psicologico. Quindi io posso avere un'opinione, è già stato detto, per esempio, a me piace questo quadro, a me piace questo vino, questa è un'opinione rispettabilissima. Quando però si vuole la dimostrazione, si entra in un altro settore. Infatti, che cos'è scienza? Questo invece è tratto da un librettino molto piccolo ma anche molto interessante, Armati di Scienza, di Elena Cattaneo, la professoressa Elena Cattaneo, che è una grande studiosa di biologia molecolare e di neurobiologia. Scienza può essere definita come un processo conoscitivo complesso, quindi inizia già questo concetto di complessità. Fallibile, comincia il concetto di fallibilità. Che di popperiana memoria, contraddittorio, fondato anche su fallimenti. Fallimenti cosa vuol dire? Quando per esempio non si raggiunge il risultato che si voleva ottenere. Ma proprio per questo, idoneo alla fine del suo percorso a consegnare prove verificabili, in grado di non essere degradate da opinioni. Quindi qui c'è già molto in questa definizione: complessità, fallibilità, contraddittorietà. Fallimenti nel suo percorso, tutte cose che noi in realtà nell'opinione pubblica non ravvisiamo, perché l'opinione pubblica non pensa questo della scienza, ma lo vedremo tra un attimo. Ma quando noi parliamo di scienza, in realtà non parliamo tanto di scienza, parliamo di metodo scientifico. E cos'è il metodo scientifico? Il metodo scientifico è un metodo che diciamo, è stato costruito in qualche maniera da Galileo Galilei, e che è un modo per leggere la natura. Cioè il grande, sapete che nel 600 c'era, ma anche prima, c'era questa grande voglia di leggere, di capire la natura, anche in termini matematici. Già Leonardo voleva tutto misurare, tutto comprendere anche in termini matematici, ma ancor più Galileo che ne fa, diciamo così, la sua battaglia culturale fondamentale, quella di in qualche maniera di cercare di creare un metodo per leggere, per attingere al grande libro della natura. E nel suo libro più significativo, Il Saggiatore, Galileo fa un qualcosa di rivoluzionario, che oggi ci sembra scontato, ma è qualcosa di rivoluzionario perché è proprio nel 600 in Italia che nasce il metodo scientifico. Che cosa ci dice il metodo scientifico? Galileo, nel suo modo un po' seicentesco, ancora ci dice di partire dalle sensate esperienze. Cosa sono le sensate esperienze? Le sensate esperienze sono il dato empirico, la realtà, cioè quella prima lettura che noi possiamo fare del grande libro della natura.
partendo dal dato empirico, noi possiamo formulare un'ipotesi. La possiamo formulare. E l'ipotesi, per esempio, è che A sia la causa di B. Benissimo, torna tutto. Fin qui ancora siamo però nel non dimostrato. A questo punto Galileo introduce le necessarie dimostrazioni, quello che lui chiama cimento. E qui nasce il metodo sperimentale, cioè l'ipotesi che è nata dall'osservazione della natura va in qualche maniera documentata sperimentalmente. Se verificata, questa ipotesi poi diventa legge. Questo è un passaggio un pochino più importante per la fisica che per la biomedicina, quindi questo lo lascio, non mi soffermo particolarmente. Aggiungo che il metodo galileiano è un metodo verificazionista, cioè Galileo tende a voler verificare se quella ipotesi che lui ha fatto è vera o falsa, e a lui interessa vedere se è vera. Questo è il concetto di Galileo. Bene, perché mi soffermo su questo? Perché molto più tardi, un altro signore, un grande filosofo e sociologo del Novecento, Karl Popper, dice qualcosa di diverso. Vedete che per Popper la scienza progredisce quando ci rendiamo conto che un certo metodo di pensare alla realtà è diventato falso. Quindi già questo ci dice che non ci sono delle verità in scienza, anzi è l'opposto, cioè c'è una verità momentanea in quel momento, quella cosa è data per vera, ma se è scienza dovrà essere falsificata, altrimenti non sarebbe scienza. E quindi, mentre vedete per Galileo e per tutti gli scienziati che sono venuti dopo di lui, ma prima di Popper, l'essenza della scienza era raccogliere prove per dimostrare la validità di una determinata ipotesi, per Popper è l'opposto. Sottoporre una teoria a verifica significa verificare se può essere confutata. Per Popper una legge è legge fino a che qualcuno riesce a falsificarla, e quindi è un metodo del tutto opposto in qualche maniera al metodo galileiano, però l'impalcatura del metodo rimane. Ma diciamo, nell'era moderna si è aggiunto qualche altra cosa, e questo passaggio è straordinariamente importante per quello che poi sono tutti questi dibattiti, talvolta senza senso, fra scienza e opinione. Perché dico subito che molte delle cose che girano su tanti canali e che sentiamo dire sono in qualche maniera deprivate di ogni fondamento. Noi non conosciamo le fonti di quello che viene detto, e questo è il dato fondamentale. Cioè, noi dovremo chiedere a queste persone che dicono il contrario di quello che diciamo noi, tra virgolette, da dove hai preso questo dato? Qual è la tua fonte? Perché noi la diciamo la fonte. La fonte per noi è Nature, Science, New England Journal of Medicine, quindi per citare le riviste più importanti. Per gli altri potrebbero averle anche loro, ma non ce l'hanno mai fatte vedere, non ce l'hanno mai mostrate. E vediamo cosa si è aggiunto nel campo biomedico, ma anche in tutte le altre scienze, mi immagino, rispetto al metodo galileiano. Bene, allora noi pensiamo per esempio di avere dei dati in mano, perché io ho ipotizzato che A è la causa di B, ho sperimentato, ho fatto gli esperimenti, li ho condotti, mi sembra bene, ho scritto un paper, un lavoro, e quindi ho dei dati in mano. Questi dati credo che siano buoni e cerco di mandarli a una rivista internazionale, quindi una rivista molto importante. Bene, a questo punto l'editore della rivista fa quello che si chiama referaggio, cioè chiama due, tre, quattro autori esperti su quell'argomento che in maniera gratuita e in maniera anonima vanno a frammentare e a cercare di trovare, diciamo, il pelo nell'uovo nel mio lavoro. Questo è il lavoro del referee. Cerca di in qualche maniera, ora la dico così, ma di distruggerti il tuo lavoro. Ce la mette tutta per dire che c'è qualcosa che non va. Se poi alla fine le cose vanno, cioè se i referi danno un giudizio positivo, giudizio francamente positivo immediato è rarissimo, anzi non l'ho mai visto, ma comunque diciamo se alla fine della fiera poi c'è un giudizio positivo, il lavoro viene pubblicato. Ma a questo punto c'è un altro passaggio che rende ancora più importante e credibile quello che poi c'è scritto in letteratura scientifica.
che è la riproducibilità dei dati, perché po voi potete stare sicuri che una volta che io ho pubblicato su una rivista importante un certo tipo di dati importanti, il giorno dopo in tanti laboratori nel mondo proveranno a ripeterli. E se per caso questi dati non sono riproducibili, lì cominciano i guai, perché questo è successo per esempio anche per quel famoso medico Wakefield che aveva messo in rapporto autismo con le vaccinazioni per i morbilli. I suoi dati non erano riproducibili e quindi alla fine poi è andata come doveva andare. Quindi la riproducibilità dei dati. Questi sono tutti passaggi che rendono una rivista scientifica, un lavoro su una rivista scientifica di grande tiratura, ma anche di grande pregio, di grande livello, come dire, non dico inattaccabili, perché come ci racconta Popper, successivamente sarà falsificata, ma in quel momento quella è la verità su quel determinato fenomeno. E ancora un'altra cosa, io mi sento dire tante volte, ma quello che è un premio Nobel, per esempio, dice diversamente da te che chiaramente non sei premio Nobel, ma quell'altro dice, beh, allora io vi chiedo di non credere a me e di non credere nemmeno però al singolo premio Nobel, vi chiedo di credere alla comunità scientifica. Questo è un qualcosa che posso permettermi di chiederlo. Perché? Perché guardate cos'è la comunità scientifica, non è il singolo, che può essere anche impazzito, cioè uno può aver preso il premio Nobel e poi può aver battuto la testa e essere impazzito. Quindi non ci sono esempi di premi Nobel che hanno detto delle, cioè anche il grande Watson, che insieme a Watson e Crick hanno fatto la scoperta più importante di tutta la biologia molecolare, di tutta la biomedicina. Dopo un po' se ne è uscito dicendo che cose un po' strane sui neri, sulla genetica, delle cose che poi sono state francamente, diciamo così, un pochino smorzate. Bene, la comunità scientifica è altra cosa. La comunità scientifica è rappresentata dall'insieme di migliaia di ricercatori provenienti da ogni parte del mondo. Quindi anche questo è possibile che si mettano d'accordo. Ricercatori cinesi, con ricercatori americani, con ricercatori canadesi, con ricercatori australiani e che spesso collaborando tra loro, ma anche con grande spirito di competitività, si sforzano di far progredire la scienza. E perché la comunità scientifica è qualcosa, secondo me, di ancora abbastanza pulito? Nel mondo è difficile trovare cose pulite, ma perché ancora la comunità scientifica è qualcosa di abbastanza pulito? Perché? La distribuzione dei scienziati in tutto il mondo e in tutti i contesti geopolitici, l'uso di un comune metodo di indagine, il metodo sperimentale, il libero scambio dei dati, la trasparenza dei dati pubblicati sulle riviste, la riproducibilità, vedete, la ripetibilità dei dati, o meglio dire la riproducibilità, tutti questi parametri garantiscono, almeno in gran parte, la genuinità e l'indipendenza dei dati stessi. Non ho ancora qualche diapositiva, ma. E allora concetto di probabilità di dubbio. Qui è un altro aspetto molto importante, perché credo che molte cose che sono state dette derivino dal fatto che il pubblico ritenga che la scienza sia qualcosa di fisso, come ha già detto Giuseppe, cioè la scienza deve dire sempre la stessa cosa. La scienza hanno cambiato idea, ma perché? Se hanno cambiato idea, allora vuol dire che non sanno nemmeno loro. La frase è: non sanno nemmeno loro come stanno le cose. In realtà, si dovrebbe temere una scienza che ci dà delle certezze. Una scienza che ci dà delle certezze non è scienza, assolutamente. L'abbiamo già visto, credo di averlo parzialmente dimostrato. Ma non è scienza perché? Perché la scienza, è probabilistica, è la fede che ci dà delle certezze, che si basa sui dogmi. E qui ho riportato una frase molto interessante, secondo me, tratta da questo libro di Giorello, grande filosofo della scienza, epistemologo e Sgarbi, che tutti conosciamo. Dice il secondo: se almeno fosse una scienza certa, parlando della medicina, puntini, puntini, ciò dimostra che quella che noi chiamiamo scienza, come io dico da sempre, è scienza relativa, quindi non è scienza. E io aggiungerei:
Meno male che è così, meno male. Quindi credo che questo sia, eppure si tratta di una persona molto colta, molto esperta, quindi meno male che è così. E vedete che poi ho aggiunto alcuni punti, ma la scienza, appunto, come ho già detto, non fornisce certezze assolute, questo lo fa la fede. La scienza è per sua natura probabilistica, costruisce modelli per interpretare la realtà e la verità in quel momento è rappresentata dal modello in grado di spiegare il maggior numero di fenomeni possibili. Pensate che non c'è una verità assoluta, ma io prendo per buono in quel momento il modello che mi spiega il maggior numero di fenomeni possibili. Ma ripeto ancora, in quel momento. D'altro canto, sappiamo che il concetto di probabilità è insito nella stessa materia. Tutti noto il concetto di determinazione di Heisenberg. E il dubbio? Beh, il dubbio è la controparte filosofica, un po' in qualche maniera. Dal dubbio socratico al cogito ergo sum, che poi è un cogito che si potrebbe tradurre forse anche un po' dubito, la filosofia e tanto più la scienza procedono proprio attraverso il dubbio, l'interrogarsi continuo, il mettersi in discussione. Il dubbio, ecco, tuttavia, non è la costruzione di una controcultura. Non deve essere la costruzione della controcultura, è solo un metodo. Questo lo dico perché molte persone, quando non capiscono una determinata cosa, quando una cosa non è chiara, ci vedono, è già stato detto, il complotto, ci vedono dietro qualche cosa. Lo scienziato ci vede qualche cosa da studiare. La differenza è qui: se una cosa non è chiara, lo scienziato ci vede qualcosa su cui mettere le mani per poter studiare. Il non scienziato ci vede qualcosa che, ma ci sarà mica dietro qualcosa. E questo è il problema fondamentale. E noi dobbiamo educare in qualche maniera. Bene, vediamo se si trova anche. I temi della controinformazione, vabbè, questi rapidamente sono i farmaci, cioè la controinformazione non si focalizza proprio su tutto, farmaci, medicina alternativa, e qualcuno ha detto non esiste una medicina ufficiale o una medicina alternativa, esiste la medicina. Io sono d'accordo su questa affermazione. Vaccini, clima, no, il clima non è un problema. Le modificazioni climatiche ci sono sempre state, sì, ci sono sempre state, ma nei secoli, ora nei 100 anni dell'antropocene sta cambiando il mondo. Darwinismo, creazionismo, lobby ebraico-massoniche, conformazione della terra, terrapiattismo, eccetera. Quindi una serie, chi ne ha più ne mette. Tutte cose che non hanno però una qualche base scientifica. Libertà, responsabilità. Vorrei leggervi questo articolo dal giornale di un pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti che a mio parere è di straordinario interesse e di straordinaria importanza. Ho quasi finito. La libertà sancita dalla Costituzione non implica un diritto assoluto per ciascun individuo di essere in tutti i momenti e in tutte le circostanze totalmente libero da restrizioni. Di fronte al concetto di iperindividualista, di libertà totale da vincoli, lo Stato in quel momento sostenne che il bene comune, in particolare la salute, imponeva restrizioni. La vera libertà per tutti non potrebbe esistere a dispetto del danno che potrebbe essere recato agli altri. Un contratto lega ciascuno di noi all'insieme degli altri, famoso contratto sociale Rousseau. E il vaccino era un esempio di ciò che quel patto sociale comportava. Questa è appunto un pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti molto tempo fa, quando un ragazzo non voleva vaccinarsi per il vaiolo. Questo io lo trovo straordinariamente interessante. E molto, come dire, più terra terra rispetto alla Corte Suprema degli Stati Uniti, Massimo Gremellini recentemente ha detto: e quando una minoranza pretende di imporre la propria visione del mondo alla maggioranza, non si sta forse esercitando un sopruso in nome della libertà? Ma poi c'è un altro problema. Ma poi siamo davvero liberi anche se non allineati? Perché questa non, essere non allineati in realtà fa una controcultura, una controinformazione che poi segue le stesse leggi nostre, però su base, diciamo così, non documentata e non documentabile. Ma sono ormai gruppi, sono ormai club, sono ormai enclave, sono ormai centri di potere e quindi in sostanza
È un mondo parallelo, non libero, perché bisogna anche lì pensare in una certa maniera, in qualche modo, ma noi pensiamo in maniera, come dicono loro, abbastanza omologata, perché i dati sono quelli, i dati scientifici sono quelli, non è che si possono cambiare, non è omologazione. E la responsabilità, è la responsabilità che ci rende parte di una comunità collettiva. L'assunzione di responsabilità è un atto di maturità. E infine, cosa fare? E con questo ho finito. C'è un filosofo francese, Etienne Klein, che dice: è urgente ripensare i modi di raccontare la scienza. Gli scienziati devono far sentire che esiste un erotismo dei problemi. Loro devono diventare generosi, poetici, cioè poiesis vuol dire fare, no? Eccitanti, contagiosi. Questa la trovo una frase straordinaria, perché è lì il punto che è mancato. Molti scienziati sono apparsi in televisione, hanno raccontato molte cose scientifiche, c'è stata questa infodemia che già Giuseppe ha raccontato, la gente, diciamo così, ha ricevuto un bombardamento incredibile senza avere gli strumenti per comprendere, per inquadrare tutti questi dati. Io credo che alla fine noi dovevamo dare meno informazioni tipo tecnico, ma più approccio scientifico, perché così si sarebbe ottenuto meno overload, meno sovraccarico, diciamo, di informazioni, ma forse una maturazione maggiore del cervello umano. E quindi io credo che abbiamo sbagliato noi, è un'auto da fè questa, abbiamo sbagliato noi a non fare. Scusate. A non far sentire tutta la bellezza della ricerca scientifica, a non dire cosa facciamo, come cerchiamo di raggiungere un determinato obiettivo, come proviamo a vincere una determinata sfida. Questo è il dato che è mancato. Abbiamo sbagliato noi a dire che la scienza non è certezza. Quando si diceva, un mese fa avevano detto una cosa, ora ne dicono un'altra, perché ci sono stati degli avanzamenti negli studi? E in questo campo sono stati di una rapidità incredibile. Anche se prima sembrava avere una cosa e poi nel tempo questa non l'è più, accade perché la scienza va avanti, non perché siamo siamo banderuole. Accade perché la scienza si mette in discussione, perché non ha paura a dire che dobbiamo cambiare rotta, perché questa è la scienza, non il dogma. In altre parole, dobbiamo ricreare un rapporto che in parte non si è mai costruito veramente, ma che oggi si è completamente sfaldato. Dobbiamo non essere distanti, cioè abbiamo creato una distanza tra gli scienziati e il pubblico, e il pubblico ha avuto paura, preso da tutte, sovraccaricato da tutte queste informazioni, senza lo strumento per capirle, ha avuto paura e ha rigettato la scienza e si è messo nelle braccia di coloro che la scienza non la fanno, non la sanno fare, non la sanno. E non lo sapranno mai se continuano così. Quindi quel tipo di pensiero che oggi la biologia evoluzionistica, la neurobiologia sta molto studiando, tipo noi loro, i gruppi, la divisione fra gruppi, che è molto importante anche in psicobiologia. Dobbiamo ricreare un'alleanza tra scienza e cittadini. E vorrei finire con una frase che a me sembra molto bella. Raccontare alle nuove generazioni la scienza nel suo farsi, anche questo è un altro aspetto importante, perché con Covid-19 per la prima volta le persone sono state messe davanti alla scienza nel suo farsi. Un tempo veniva dato il messaggio e vedete come andavano bene le cose, dice, è successo questo, abbiamo scoperto questo, ora dobbiamo fare questo. E la gente non aveva problemi. Ma ora che abbiamo aperto il negozio, abbiamo aperto le vetrine e praticamente tutto è avvenuto nel suo farsi, nel suo divenire, e questo suo farsi è fondato anche su contraddizioni, su aspetti negativi, a volte su errori, eccetera, le persone hanno perso fiducia nella scienza. E allora dicevo che addirittura c'è qualcuno che pensa di fare delle scuole agli scienziati, che non solo devono fare la scienza, ma devono anche saperla raccontare, devono uscire dai laboratori e raccontarla a chi? Alle persone.
Quindi dicevo, raccontare alle nuove generazioni la scienza nel suo farsi sarà il nuovo compito degli scienziati di questo tempo, in questo tempo un po' massacrato da Covid e non solo. Io finisco con questa bellissima immagine di un frattale che dà appunto la complessità del problema. Grazie. Grazie, grazie al nostro immunologo clinico e fra l'altro, come dire, se prima ho messo l'accento su la differenza fra l'opinione e il giudizio, fra le tantissime cose, tu hai messo in evidenza la differenza fra dire scienza e metodologia della scienza. Ti Preciso. ringrazio tantissimo. E siamo in chiusura, lasciate pure le vostre domande per tutto quello che desiderate. E passo la parola a dottor Paolo Frassetti, medico di medicina generale, e lo dico in maniera molto, molto spontanea. Abbiamo parlato di scienza, di conoscenza, e vedete i medici, e in questo caso i medici come Paolo Frassetti, si sono trovati a dover studiare, perché noi non finiamo mai di studiare, ma dover, Lorenzo, dover studiare non soltanto la scienza, ma anche la burocrazia. Ecco, io vorrei proprio concludere con l'esperienza di un medico di medicina generale. Vorrei dire proprio, non soltanto pratese, perché non vale soltanto per il Prato, di fatto lo è, e quindi passo a te e grazie Paolo per essere stato ad ascoltarci, grazie per aver raccolto l'invito. Voi. Vorrei concludere con un racconto della tua esperienza. Ho ascoltato con felicità i vostri interventi. Io non ho preparato ovviamente un canovaccio, un intervento precostituito, però ecco, in fondo una mia, come si dice, la mia parte di esperienza la posso riferire, la posso raccontare. Questa pandemia che tutti abbiamo sofferto e che ci ha travolto, senz'altro, dal mio punto di vista, ci ha insegnato quanto la medicina, e già lo sappiamo, sia una scienza poco esatta e quanto sia difficile dare delle regole in situazioni come queste, totalmente nuove, inedite. Dal punto di vista mio, del medico di famiglia, mi sono trovato in enorme difficoltà a consigliare le persone perché per primo non avevo ben compreso e totalmente compreso le problematiche che ci avrebbero avvolto. Fin dall'inizio ho pensato, come molti di noi, io non sono certo uno scienziato da premio Nobel, però avevo pensato senz'altro che quello che ci avrebbe colpito sarebbe stata una delle tante e possibili influenze con maggiori effetti di gravità, ma non sarei mai arrivato a immaginare quello che poi ci è successo. Quindi per primo io, trovandomi in circostanze in cui la gente mi chiedeva di dare risposte, avevo grosse difficoltà. E lì ho tirato fuori le mie di opinioni, le mie di doxe, e di certezze non ne avevo. Non che allo stato attuale ne abbia tante, ma insomma nel tempo un pochino me le sono create. La difficoltà maggiore è stata la gestione delle persone a domicilio, che come sapete la medicina del territorio di cui io faccio parte si è fatta carico, chi più chi meno, come in tutti gli ambiti. Però è stato veramente un momento che, se ci ripenso, ho difficoltà a immaginare di poterlo ri ripercorrere di nuovo. E credo che questa difficoltà che la sanità pubblica, ora esco dal discorso originario che voi avete ben interpretato, io credo che quello che è successo nel nostro paese, in tutto il mondo, ci fa capire senza quasi ombra di dubbio quanto è importante una sanità pubblica, una sanità dove la gente ha la stessa opportunità di accedere a dei servizi, a delle cure, perché poi, come si vede in queste circostanze, colpisce, la problematica colpisce il ricco, il povero, il nobile, il meno nobile.
e quindi non ci si protegge avendo, come si dice, alle spalle un portafoglio importante da queste situazioni. La sanità pubblica di cui io faccio parte, il dottor Emmi altrettanto, è fondamentale, è stata fondamentale e purtroppo ci siamo resi conto di quanto è stata impoverita negli anni dalla politica, che probabilmente non l'ha fatto neanche con intenti perversi, però fatto sta che la carenza di personale, la carenza di medici di tutti gli ambiti, la carenza di infermieri, di OSS, di personale sanitario in tutti gli ambiti ha messo in difficoltà, in seria difficoltà, la salute pubblica. E senza dilungarmi in tanti discorsi, io spero davvero che l'opinione pubblica, noi medici, gli psicologi, i fisioterapisti, gli OSS, i baristi abbiano capito che veramente è importante che ci sia l'accessibilità pubblica alle cure e che questo faciliterebbe anche il meccanismo perverso del dubbio, perché se si vede alla televisione un Trump che prima antesignano delle cure sfrutta le terapie monoclonali per salvarsi la vita dal Covid, e fino ad allora non si era neanche potuto immaginare che potessero arrivare in Italia questo tipo di cure, si può capire facilmente quanti dubbi sorgono nelle persone, quante perplessità, quante paure che chi ha la conoscenza e le possibilità si possa ben curare e invece chi non ha accesso a queste possibilità dovrà finire male. Questo spiega anche perché tanti si sono rivolti alle cosiddette cure alternative, ai personaggi che sono stati anche in televisione dicendo che riuscivano a curare a domicilio malati di Covid con risultati incredibili. Sono d'accordissimo col dottor Emmi sul fatto che la comunità scientifica alla fine è l'unica voce da ascoltare, perché tutto il resto è davvero un'opinione e le opinioni sono belle, sono interessanti, fanno parte della nostra vita, ma poi non ci salvano la vita, insomma, non ci salvano sempre perlomeno la vita. Quindi, in buona sostanza, spero che questa esperienza induca chi ne avrà la possibilità nel riportare la sanità pubblica al centro della sanità e che non ci sia più disparità di cure e di accesso alle cure per tutte le persone, eh? Almeno in Italia iniziamo a farlo, eh? Iniziamo a impegnarci in questo senso. Poi il resto del mondo ovviamente ci seguirà, credo, eh? Vedendo i risultati, gli ottimi risultati che potremo raggiungere. E io vi ringrazio e spero che se ci saranno domande siano rapide, perché devo andare a mangiare un dolce con la mia famiglia. Era il mio compleanno 2 giorni fa, quindi festeggiamo con un po' di ritardo, ma festeggeremo, insomma. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe e grazie dottor Emmi. Grazie, io capisco perché abbiamo amici o amici come Paolo e come Lorenzo, ovviamente. Certo. Grazie, grazie tantissimo. Sono le 21:59, noi avevamo previsto 60 minuti e a questo punto chiedo ad Alessandro di prepararsi a dare, diciamo, le notizie di conclusione e passo la parola per i saluti a l'immunologo Lorenzo Emmi. Paolo, un abbraccio. Mando Paolo a mangiare il dolce che è già in ritardo di 2 giorni per il suo compleanno. Ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Buona serata e Grazie. grazie. Credo che quello che abbiamo detto, credo, ciao, ciao di nuovo, buon Ciao compleanno. di nuovo. Quello che abbiamo detto, credo che poi alla fine una certa importanza ce l'abbia. Io credo che la cosa fondamentale sia capire che, ripeto, ci sia stato qualcosa di comunicazione che non ha funzionato, e che noi tutti, a partire da noi, appunto psicologi, medici di medicina generale, clinici, eccetera, dovremo ricominciare a parlare alle persone, perché
altrimenti questa lacerazione, questa frattura, questo strappo diventerà sempre più importante e quindi poi irrecuperabile. E sono anche d'accordo sul fatto che poi la medicina deve essere una medicina uguale per tutti, distribuita. Noi pensiamo che, per esempio, abbiamo un'ottima medicina, però poi in Germania ci sono 10 volte più posti letto e rianimazione che qui e noi ci siamo trovati male per questo. Quindi, insomma, diciamo che non possiamo tagliare i fondi sulla medicina. La medicina e la scuola sono le due strutture portanti della società e su questo non possiamo tagliare. Possiamo tagliare su tutto il resto, ma non su questo. E tutto questo tagliare che abbiamo fatto in questi anni forse ha portato a un impoverimento di certe strutture pubbliche. Io credo che poi la medicina italiana sia un'ottima medicina, però un'ottima medicina sul singolo caso. Quando poi succede una pandemia, cioè bisogno dell'organizzazione, c'è cioè bisogno delle grandi strutture, abbiamo un pochino purtroppo, come, non dico fallito, ma abbiamo un pochino avuto qualche difficoltà in più. Grazie, grazie veramente. Sono le 22:02, io vi ricordo il congresso del 12 e 13 novembre e a questo punto passo la parola al nostro Alessandro Campidori per le comunicazioni di chiusura, ringraziando tutti voi, ringraziando tutti voi, come ovviamente ho fatto prima con Paolo Frassetti, con Lorenzo Emmi e Alessandro, a te per le comunicazioni. Allora, grazie per chi ci ha seguito da casa. Volevo ricordare che questo evento online lo potete rivedere sul nostro canale YouTube e assieme agli altri ci sono stati, sempre sull'argomento della pandemia. E vi ricordo che il congresso di novembre, che è libero, accesso libero, che poi comunque può rilasciare anche ECM a pagamento, tratterà proprio la pandemia e quello che è successo anche da un punto di vista psicologico, e quindi interverranno diversi professionisti su tutti i livelli, filosofi, psicoterapeuti, psicologi, Immunologi, psichiatri. come appunto Lorenzo Emmi. Esatto, come i nostri datori di oggi, e quindi vi do appuntamento al prossimo evento. Seguiteci sul canale YouTube, vi scrivo in chat il link che potete usare per iscrivervi, così ricevete direttamente quando ci sono i prossimi video, e vi auguro una buona serata. Un Grazie. saluto. Grazie, grazie davvero. Grazie Grazie. mille. Grazie. Ciao. A presto! A presto.